Città Futura si propone in modo distinto e distante da quello che si sente oggi in città. Noi abbiamo quattro proposte molto chiare, addirittura all'indomani della violenza al giornalista Luca Bede, al quale va tutta la nostra solidarietà, vicinanza e anche il ringraziamento per l'attività che svolge a servizio del cittadino. Le nostre quattro proposte sono molto semplici. Noi chiediamo la città di Caserta che entra nel novero delle città dove si applica e possono intervenire l'operazione Strade Sicure, come viene fatto in tante parti città, in provincia di Caserta, in tante città e con ottimi, eccellenti risultati. La seconda proposta è necessario un potenziamento del corpo dei vigili urbani a Caserta che da anni sono bloccate da un turnover e da situazioni che versi il comune disastrose dal punto di vista della finanza. Oltre al potenziamento è necessario anche un giusto adeguamento per quanto riguarda i mezzi e l'equipaggiamento e l'addestramento. Oltre a questo c'è il decreto Minniti chiamato sulla sicurezza urbana che il Consiglio dei Ministri ha licenziato il 10 febbraio. È un'opportunità, è un'occasione, sono state varate nuovi strumenti dati all'amministrazione comunale di porre in essere un'infinite di attività con istituzioni facendo attività di scambio beni e servizi. Ricordo a tutti che in città insistono due eccellenze nel campo delle arti militari, faccio riferimento alla Brigata Garibaldi che all'estero opera come attività di polizia, di sicurezza dei territori, c'è la scuola specialista dell'aeronautica che tanto potrebbe fare anche a presidio della Reggia, Succhi, Piazza Vitessi. Il problema non è dove c'è questo mercato. Il problema è di cosa si vende in questo momento, dell'illegalità diffusa, non è trovare l'ubicazione. Ci sono tante aree in città destinate all'uso, faccio riferimento alla fiera, al mercato di Via Ruta e ci sono tanti altri spazi, basta che si coinvolge il cittadino per trovare un'ubicazione idonea, ma rimane sempre il problema, chi controlla?